caloroso e sincero voglia di mavo a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate questo video. Siamo ancora qui alla rubrica Ma che bella scoperta, quella insomma dove andiamo a scoprire le perle del passato riportate nei PC, insomma nei console o un computer dell'epoca, che però insomma sono state rifatte, insomma sono giochi, a volte sono dei remake, a volte sono dei giochi assolutamente nuovi come questo che non era mai uscito. E oggi parliamo appunto di Amiga, andiamo sul grandissimo 16 bit di casa Commodore per parlare appunto di questo Tronic Kids. Tronic Kids ragazzi è un bel gioco, è stato rilasciato da Amiga Factory nel 2018, e questo gioco praticamente si rifà a un vecchio gioco da Sala Giochi appunto edito dalla Nikibutsu nel 1987, il cui nome originale giapponese è Kid no Hore Dai Sakusen, una cosa del genere insomma impronunciabile, però insomma in Sala Giochi io all'epoca lo giocavo perché era carino, era insomma una cosa un po' particolare. Si tratta di dover ripulire gli schemi cioè prendere tutti i tesori che sono in determinati schemi, insomma in tutti quanti i livelli, stando attento ai nemici ovviamente. Nel gioco originale c'era la possibilità di usare dei trampolini e delle armi, anche in questo invece è stata tolta questa cosa. Una cosa che volevo dire, questo gioco ragazzi funziona su Amiga 1200 oppure sui sistemi Amiga con più di 2 MB, da 2 MB in su insomma, perché se no rallenta e non va, non si riesce. Nonostante tutto io insomma ho cercato di settare al meglio l'Amiga, e però ho visto dei video in cui il gioco insomma va un pochetto più veloce. In questo caso invece questa versione va lenta, non so se ho scaricato la versione sbagliata, se sia un problema di settaggi, comunque sia, eccolo qua. E lo sviluppatore, vedete, Red Pill Game 2018 qua giù sotto, e qua ci sono tutti Amiga Factory, Amigatronics, Ivan Gonzo Music, tutto quanto eccetera eccetera. Dicevo, lo sviluppatore pensate che ha impiegato 8 mesi di durissimo lavoro per portare insomma a termine questo gioco, che diciamo a me comunque sia sono 6 livelli o 7 se non sbaglio per finirlo. Non dispiace, insomma c'è questo problema un po' dei rallentamenti, c'è questo problema un po' forse delle collisioni a volte che sono un po' diciamo discutibili. E prima dicevamo bisogna evitare i nemici prendendo i tesori, allora evitare i nemici significa scappare dai nemici, oppure si può scavare una buca e farli cadere dentro. Questa cosa insomma, quando vai a mettere la buca, ho visto che in certi punti dello schema insomma si mette male, in certi punti del livello scusate non si mette proprio bene come lo volevi lasciare. Insomma ragazzi, non vi voglio dire altro, anticipare insomma, ve lo faccio vedere, aspettate che lo ingrandisco a tutto sullo schermo, eccolo qua. Press fire, io lo presso, andiamo a vedere questo Tronic Kids. Allora, vediamo. Eccoci qua, non so se voi già qualcuno... no, niente. Oggi va più lento del solito. Quindi, aspettate, allora facciamo una cosa. Proviamo a fare questo barbatrucco. Facciamo un barbatrucco, aumentiamo a dismisura la CPU. Allora, mettiamo una CPU un po' più veloce con più, allora vediamo con un po' più di sprint, ok, mettiamolo a 4 mega, riproviamoci. Mi dispiace, ve lo faccio in diretta, anzi adesso faccio un taglio e ritorniamo appena è ripartito il gioco, aspettatemi un secondo. Eccolo qua, adesso l'abbiamo fatto ripartire, vediamo un po', ecco, con la giusta CPU, insomma, si comincia un po'. No, vedi, ecco qua la buca l'ho tirata io da solo, e quindi mi sono autosuicidato. Nonostante tutto ancora è un po' lento, perché vi dico, ho visto comunque dei video in cui il gioco girava molto più facilmente, insomma, più, diciamo, velocemente rispetto a questo. Però nulla toglie, insomma, che sia un'ottima scoperta, una bella scoperta anche oggi, insomma, poi dopo voi andate a cercarlo, farete i vostri conteggi, insomma, se è il caso o no di scaricarlo. Ricordate, insomma, di mettere i settaggi per quanto riguarda l'Amiga almeno a 4 mega, insomma, quindi con una velocità insomma ci vuole abbastanza per farlo girare decentemente, se no il problema è che
diventa, ui, ecco come non castravo, che diventa insomma troppo lento, nonostante io abbia messo l'unità della CPU a 4 mega, insomma dell'Amiga, insomma, comunque sia, nonostante tutto, ancora è abbastanza lento. Nel verticale no, in verticale no, quando arrivano i nemici, però vedete, ci sono questi rallentamenti. Comunque, insomma, ragazzi, il gioco, chi se lo ricorda sicuramente lo conoscerà, se lo ricorderà. Eccola qua, la buca per se vedi. Ah, questi perché tutti insieme, Namadosca, occhio, ultimo, ultimo. Ok, la porta è stata aperta, quindi adesso una volta che abbiamo aperto la porta, dobbiamo raggiungerla prima che i nemici, insomma, tiriamogli una buca, vedete? Questi adesso perché sono tutti sovrapposti, quindi non si vedono. Comunque, insomma, dai. Continuiamo, continuiamo, andiamo avanti. Adesso qua c'è la schermata di caricamento. Comunque, vi dicevo, stavo dicendo prima, pensate insomma che hanno impiegato 8 mesi. Chi mi ammazza è? Ui, è andata bene. 8 mesi di durissimo lavoro. È andata bene pure qua. Di durissimo lavoro, 8 mesi, perché insomma, programmare non è cosa semplice. Sicuramente non è cosa adatta a tutti. Tipo, però, comincia a essere complicato già dal secondo. I livelli, ragazzi, in tutto sono 7. Qua c'è un mega labirinto, insomma, vedete, con pochi sbocchi effettivamente. E questo adesso mi viene contro, vediamo se c'è da incazzarsi come bestie. No, l'ho tirata e mi sono buttato via. Sono proprio una iena proprio totale, un babbuino proprio alla iena Pliskin. Gli ho dato. Anche la musichetta è bella. Comunque, vi dico, ragazzi, io secondo me è un gioco che merita, quindi andatelo a provare. Dopo, chiaramente, qualcuno mi dirà: ah, ma sì, ancora c'ha dei bug. Quello è assolutamente vero, però insomma, rimane comunque un gioco piacevole. Poi, vi dico, per chi lo conosce in sala giochi, sicuramente lo ricorderà molto bene, anche se era un po' differente, insomma, rispetto a quello da sala, perché quello da sala è differente. Oh, quanti cazzo è? Tutti sopra uno sopra l'altro? No, è tutti lì. Niente, finito, livello finito, insomma ci siamo già bruciati tutto quanto. Dai, proviamo a fare un'altra partita giusto per press fire, noi lo pressiamo, non ci facciamo mai prendere dal panico. Allora, questo oggi, ragazzi, questo Tronic Kids, appunto, che si rifà a un gioco, a un vecchio gioco del Niki Puzzu del 1987, vediamo se riusciamo a farlo ripartire. Il gioco si chiama Kid No Ore, Ore Daisakuen, una cosa del genere, insomma. Oh, ecco, a posto. No, chi no? Questo è un bug, perché quando comincia la lite, via, ti ammazza 2 volte di seguito. Io, infatti, sono riuscito a farmi ammazzare immediatamente. C'è da giocare un po' di strategia. Bisogna farli venire tutti. A strategia mi sa che chi se va a fanculo. Ecco, immediatamente. Già ho perso tutte le vite, quindi quando mi ammazza tocca ricominciare un'altra volta da capo. Questo è un problema, insomma, che all'inizio dovrebbe essere, insomma, più invece che ti via subito tutti contro, oppure dovevano prevedere, insomma, i nemici che partivano da altre posizioni, anziché, insomma, partire immediatamente a venite tutti sparati contro. State fermo con le mani, bravo, bravo. Imprigionati. Imprigioniamoci. Oh! No, Ale. Quanti è ancora? Porco due. Cazzo, ma loro che è? Infiniti? Guarda che roba. No, non c'ho più le buche. Oh! No! Però, ragazzi, dai, insomma, adesso, a parte tutto che io sto facendo un casino, però comunque il gioco non è brutto, ve lo posso assicurare, e comunque rappresenta una bella scoperta, perché insomma, no, è un gioco sviluppato ex novo, quindi mai apparso, o almeno io non ne ho mai avuto notizia, insomma, su Amiga. Allora, dai, ultima partita, però ultima veramente stavolta, vai, forza e coraggio, facciamo l'ultima partita, poi dopo, ragazzi, vi lascio. Bel presupposto. Chi? Niente. Chi all'inizio, ragazzi, se non stai attenti, ti ammazza 2 volte da una parte e dall'altra, ti ria come frecce, insomma, addosso, e quindi non puoi assolutamente difenderti. Arco 2. Come si dice sti cazzi in francese? Niente, sono cascato un'altra volta dentro.
Niente ragazzi, niente, sono veramente un babuino, veramente. E dopo io non so giocare. Comunque guardate, perché su internet ci sono, su YouTube ci sono dei video, insomma, che giocano questo titolo e vanno avanti parecchio, insomma, quindi sicuramente o ho scaricato io una versione ancora beta, insomma, non definitiva, che insomma non si riesce bene a comandare i nemici perché ti ritrovi continuamente davanti, quindi anche quando pensi di averli ammazzati, se invece ti ripeti spuntare un'altra volta davanti, quindi non so se sia un bug, un problema, insomma, della GPU che continua a generare i nemici lo stesso. Questo non ve lo so dire, però ecco, un po' di strategia può servire, perché allora, due, quindi manca, eccolo qua, manca un tesorone. Qui se adesso si comincia, ecco, qua c'è il bug che quando li ammazzi loro si ricreano tutti nello stesso punto, vedi? Ecco, no, no, invece no, vedi, ho detto una cosa subito, immediatamente sono stato smentito, infatti andiamo subito a finire il livello, così la prossima volta gli impara. Provaci ancora, Sam, vai! Porco due, mi ha fatto cominciare proprio da qui in mezzo come una bestia. Eccoci a posto, morto. Invece vi dicevo prima, nel gioco originale ci sono praticamente. No! La stavo perdendo perché sono veramente una merdaccia. Allora, Amiga Factory, ragazzi, Amiga Factory sviluppa, pubblica questo gioco nel 2018, appunto, che si chiama Tronic Kids. Il gioco si rifà a un vecchio titolo del 1987, vedi, Red Pill Game del 2018. Si rifà, dicevamo, a un vecchio titolo del 1987 della Nikibutsu, che si chiama Kid no Hore Hore Daisakusen. Eccolo, più o meno dovrebbe essere così. 6 livelli o 7 se non sbaglio, bisogna andare, insomma, a recuperare tutti quanti i tesori che sono sparsi per i vari livelli, stando attenti, insomma, ai nemici. Se bisogna stare attenti, puoi scavare queste buche e buttarceli dentro. C'è ancora qualche problema, mi raccomando di farlo partire con un'Amiga 1200, almeno con 4 MB, se no, ragazzi, vi va rallentatissimo, quindi perde molto. Ci sono dei bug, ci sono sicuramente ancora già da lavorarci, però secondo me, ragazzi, è un buon titolo, e anche oggi io non posso che lasciarvi, nonostante, insomma, i problemi che ci abbiamo avuto, soprattutto io, e i problemi, insomma, con il gioco. Io vi lascio, ragazzi, anche oggi con un grande applauso. Ciao!